Ciao, io sono Custom Chess per Roma Custom Bike e sono pronto per un nuovo episodio della serie Insegna la tipa ad usare l'attrezzo. Nel nostro instancabile intento di ridurre le differenze tra uomo e donna puntando all'uguaglianza usando la conoscenza, ecco la nostra tipa, la Roma Custom Bike Girl. Chess, dai, lascia stare i convenevoli. Voglio finire di fare il pezzo che abbiamo cominciato la settimana scorsa. Hai ragione, per chi se lo fosse perso, la scorsa settimana abbiamo iniziato a modellare un pezzo di lamiera a martellate. Cioè, abbiamo A, perché con Cristi mica si scherza più. Ormai ci ho preso gusto, se vuoi qualche martellata la do anche a te. E pensare che qualche settimana fa io non sapevo neanche come tenere in mano un cacciavite. Ecco, e pensa che oggi invece imparerai ad usare un attrezzo del quale il 99% degli uomini non ne conosce neanche l'esistenza. Trattasi della ruota inglese. E pensa che questo qua è come un martello rotolante che ci permetterà di togliere i bozzi che abbiamo messo nella nostra lamiera. Basta inserire il pezzo qui dentro e vedi, così piano piano toglierà tutti i bozzi che noi abbiamo creato col martello tradizionale. Vedi, questo è come se fosse un martello rotolante. Noi inseriamo il pezzo qui in mezzo tra le due ruote e le stringiamo finché non abbiamo livellato tutti i bozzi che abbiamo messo col martello tradizionale. Beh, almeno questo attrezzo non cerca di ucciderti lanciandoti schegge a 300 km orari. E hai ragione, però in compenso se ti finisce la mano tra le due ruote è come se ti dessi una martellata su un dito e poi il martello non se ne va. Mi fa male soltanto a pensarci. Come sei rassicurante. È vero? Beh, Cristian, non ti devi preoccupare, ci sono io qui che farò in modo che non ti succeda nulla. Comunque, veniamo al dunque. Noi inseriamo il nostro pezzo di lamiera qui dentro e iniziamo a muoverlo avanti e indietro finché non sentiamo che si muove molto, diciamo, liberamente. A quel punto possiamo ridurre la distanza tra le due ruote stringendo questa vite e continuare finché il pezzo non è curvo al punto giusto. Ma ti posso fare una domanda? Assolutamente, sono qui per questo. E allora perché l'abbiamo presa a martellate? Beh, credo che sia chiaro, così abbiamo forzato la lamiera in una forma curva. Non credo sia stata la migliore strategia. Vedi, utilizzando il martello abbiamo creato dei punti di forte stress meccanico sulla lamiera che poi con le vibrazioni potrebbero trasformarsi in crepe. Se avessimo usato direttamente la ruota inglese avremmo potuto usare la pressione tra le ruote per espandere la superficie della lamiera creando la bombatura e limitando lo stress strutturale del metallo. E vabbè, ma insomma, se le cose le sai tutte te, allora la rubrica te la fai e io me ne vado, guarda, ciao! E ammazza come sei permaloso! Vabbè, dai, dove eravamo rimasti? Io continuo a farmi il mio pezzo sulla ruota inglese. Ok, e guardate, solo dopo pochi minuti di ruota inglese ecco questo il risultato, altro che martello. In ogni modo, credo che stiamo riuscendo nel nostro intento di ridurre le differenze tra uomo e donna. E vabbè, lasciamo stare. Io sono Chrissy e qui si conclude il nostro episodio di Insegna al tipo ad usare l'attrezzo. Dite la verità, all'inizio avete pensato che stessi sminuendo il sesso femminile, vero? Ammettetelo, quando avete visto il titolo della serie avete pensato che io fossi un porco maschilista. E invece, forse vi ho stupito. O forse no, perché magari già sapevate che le ragazze, se poco poco entrano nei nostri spazi, non ci mettono mica tanto a diventare più brave di noi. Grazie Chrissy, grazie per il tuo aiuto e ci vediamo nella prossima stagione.